Questo è il libro. Sì. Armando l'ha fatto. Armando. Io sono amico di Armando, psicologo, professore di psicologia. Siamo stati colleghi a Siena, e poi lui è andato a insegnare a Roma, della famiglia di Armando. Sì, 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 notevole personaggio. Sì, sì, Antonello Armando. Conosco anche la sorella, che è una libreria. Vuole stare in piedi o vi sedete? Se lei vuole sedersi, io sto in piedi volentieri. No, no, ma... Per me non è un problema. Ho tutti e due in piedi o tutti e seduti. Come preferisce? Mi dica lei. Anche in piedi si può stare. Anche in piedi. Ecco, lì bisogna stare attenti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor Camera Commercio Mantova per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto ad Antonello Pizzi e Antonio Prete. Buongiorno, grazie. Festival Letteratura 2015 vi invita agli accenti, 30 minuti in cui stare più attenti ma poi ve ne andrete contenti. Presenta Maurizio Matrone. Non abbiamo trovato una rima più bella, comunque. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento del pomeriggio qui a Festival Letteratura. Vi ricordo a tutti che siamo in streaming, lì c'è Roberto che ci sta riprendendo. In streaming significa che se avete un computer e volete vedervi mentre state guardando questo accento, potete farlo, altrimenti da domani questo evento è disponibile sul sito di Festival Letteratura. Mi raccomando di spegnere i telefonini, se o spegnere o silenziarli, perché vanno ad attaccare lo streaming e provocano un po' di problemi. Come sapete, ormai siete qui, immagino che conosciate benissimo la formula, i nostri autori parleranno per 30 minuti, io avrò l'ingrato compito di interromperli allo scadere del 30° minuto o giù di lì, vedremo se ci può essere lo spazio per fare domande. E quindi non abbiatevene se io in qualche modo dovrò interromperli o interrompere voi. Quindi questa un po' è la regola, è la formula. E credo di avervi detto tutto, lascio la parola ai nostri ospiti e sono 30 minuti da questo momento. Grazie e buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie a Festival Letteratura per l'invito. Sono Pizzi Antonello, sono qui in rappresentanza dell'AGI Nazionale Associazione Grafologi Italiani e parleremo oggi della scrittura di Leopardi, commentandola. Due brevi introduzioni se cos'è la grafologia, spiegarla in mezz'ora, in meno di mezz'ora perché dovremmo dividere questo tempo, è più impossibile che improbabile, però ci tenterò una breve introduzione. Conosciamo tutti il modello calligrafico che abbiamo imparato alle elementari, il corsivo, e l'analisi, lo studio della scrittura, la grafologia, consiste proprio nella lettura delle deformazioni che sono state apportate al modello calligrafico, che è appunto unisex e uguale per tutti. Quindi oggetto di studio sono le proiezioni neuromotorie, perché queste sono le varie componenti che noi chiamiamo segni di una scrittura e ogni proiezione neuromotoria è dettata da una proiezione psicologica. L'analisi della scrittura legge l'energia di una persona, come la gestisce, quanto è coerente con se stessa, quanto non lo è. Tutti abbiamo delle contraddizioni, lo vedremo anche nella scrittura di Leopardi, quanto queste contraddizioni sono gestite in modo armonico oppure disarmonico, per cui la completezza della personalità, la ricchezza della personalità può uscire sia dall'armonia e a volte anche con tratti di originalità dalla disarmonia se questa è relativa e gestita in qualche modo abbastanza bene. Partendo dalla scrittura di Leopardi, io sono qui con Antonio Prete che si è occupato moltissimo di Leopardi e sarò il chierichetto di Antonio Prete perché io sono molto più piccino rispetto a lui, quindi quasi sono molto onorato evidentemente di essere qui e quasi sparisco rispetto al suo cospetto.
La scrittura di Leopardi, vedete che ha un esercizio pressorio molto forte, una gestione pressoria molto premuta, quindi una energia vitale evidentemente pressante, il chiaro bisogno di lasciare un'impronta del proprio passaggio terrestre. Vi dico alcune cose di carattere neurofisiologico che possiamo ben comprendere. Ci sono dei tratti abduttivi, ossia dei tratti che agiscono dall'interno corpo verso l'esterno, nella scrittura, prendiamo nelle L, nelle G, prendiamo ad esempio le G che ci sono in questa scrittura, hanno un tratto discendente e un tratto ascendente, no? Nel tratto discendente lavora la coppia muscolare interna che necessariamente esercita una maggiore pressione rispetto al filetti ascendenti che esercitano una minore impressione perché lavora la coppia muscolare esterna. Nel caso della scrittura di Leopardi abbiamo una pressione mal gestita, nel senso che è una pressione molto gestita in orizzontale e molto poco gestita nel verticale discendente, come realmente dovrebbe essere, se come di fatto è previsto dal modello calligrafico, e invece qui c'è un'alterazione di questo tipo. L'orizzontalità prevede cioè un esercizio pressorio in debito, nel senso eccessivo rispetto al verticale discendente, prevede il bisogno appunto di lasciare un'impronta personale nella razionalità, perché tutto ciò che è orizzontale nell'orizzontalità è espressa la razionalità. Quindi c'è un contrasto in questa scrittura perché abbiamo queste aste cosiddette discendenti che sono poco premute, lo vediamo ad occhio nudo, non abbiamo bisogno di ingrandirla ulteriormente, rispetto a una pressione molto forte in senso orizzontale. E quindi da qui ricaviamo il suo bisogno di lasciare un'impronta proprio nella parte verbale linguistica che è appunto espressa nella orizzontalità. Vediamo tutti oggettivamente che gli allunghi inferiori, soprattutto appunto nelle G, nelle P, sono decisamente più sviluppati degli allunghi superiori, delle D, delle T. Siete tutti d'accordo? Un sì corale, sì? Bene, allora è un dato oggettivo. E quindi ciò comporta che se sono così allungati c'è un polo di attrazione verso quella parte che noi chiamiamo ctonia. Ctonia vuol dire magmatica, della parte più della dimensione più magmatica dell'io, che riveste la parte più istintiva, anche corporea, della fisica, fisiologica, organica dell'io, e sono particolarmente pronunciati, con la contraddizione però di essere molto leggeri. E quindi un bisogno che è veicolato verso quella direzione, che però non agisce come dovrebbe, come vorrebbe, perché manca la pressione. Detto in termini più strettamente neurofisiologici, manca, cioè c'è questa veicolazione di energie verso il basso, verso questa parte pulsionale, ma manca la pressione, quindi manca la carica testosteronica, per così intenderci. Quindi questo bisogno di lasciare una traccia di sé da un punto di vista proprio pratico, organico, viene ribaltata nella parte pressoria dell'orizzontale e quindi trasferisce la parte pulsionale sul razionale, da qui la densità della poesia di Leopardi. Lascerei un attimo la parola a Prete, così ci aggiorna su quanto ho detto, se smentisce o se è d'accordo su quanto... No, non posso smentire perché è una lettura di un grafologo e dunque una lettura della scrittura che segue il rapporto corporeo tra il movimento della mano e quindi la presenza totale del corpo affidato alla mano e il segno che viene tracciato. Dunque io potrei dire che su questa densità, come la chiamaterei, della poesia sono d'accordissimo. E quello che a me viene in mente guardando la scrittura dell'infinito è tutta una storia che riguarda proprio l'autografo, no? Cioè questa scrittura considerata nella sua fisicità. Non più di un anno e mezzo fa mi è accaduto proprio su questo autografo di passare un po' di tempo confrontandolo con l'altro autografo, questo è napoletano, cioè quello di Visco, abbiamo due autografi dell'infinito, perché era comparso un terzo autografo che non so se qualcuno di voi si ricorda, sui giornali si è fatto un certo chiasso perché addirittura si era organizzata un'asta a Roma importante per vendere questo autografo.
e il terzo autografo a prezzi altissimi. Io, per quel che ho potuto, insieme con altri colleghi, ho fatto parte di quel piccolo gruppo che, analizzando proprio la scrittura, ha contribuito a far sospendere l'asta. Farla sospendere perché era un falso. Adesso ancora il procedimento su questo falso, che è anche un aspetto legale, non so come finirà, però insomma era un falso. Dunque la scrittura di Leopardi ha una storia anche di falsificazioni, ma una storia molto interessante la falsificazione, perché evidentemente c'è una regolarità, come le diceva, c'è un'orizzontalità, una verticalità, questi rapporti sono portati secondo uno statuto che risponde naturalmente a qualcosa di profondamente radicato dentro di sé, per cui è anche possibile poi il passaggio, anche attraverso strumenti calcografici, il passaggio alla falsificazione. Ma Leopardi, interessante per la sua scrittura, anche per le cancellazioni. A me è accaduto di passare molto tempo sulla scrittura di Leopardi, proprio sulla sua pagina, quando ho fatto molti anni fa un'edizione dei 111 pensieri per la Feltrinelli, l'edizione, in realtà ho trascritto il testo e siamo stati insieme con Pacella, che era un bravissimo filologo scomparso alcuni anni fa, che ha fatto la prima edizione critica dello Zibaldone. Siamo stati alcuni giorni nella Biblioteca Nazionale con in mano questo manoscritto per trascriverlo, e abbiamo scoperto che c'erano 40 errori nelle edizioni precedenti. Quindi le trascrizioni della scrittura poi sono sempre... Ed è interessante avere in mano questa carta e questa scrittura, e gli inchiostri diversi, e i pensieri, per esempio, sono scritti, i 111 pensieri, in un quadernetto dalla carta azzurrina, e sono tutti di sua mano, tranne un pensiero che è dettato a Ranieri, con la scrittura di Ranieri. E quindi ci sono questi aspetti della scrittura leopardiana che colpiscono naturalmente uno che fa un lavoro di interpretazione su Leopardi, ma la scrittura è interessante anche per le cancellazioni, per i ritorni. Leopardi è anche per l'amore che Leopardi aveva per la sua stessa scrittura. Scrive all'editore Stella a proposito delle operette morali che aveva mandato in manoscritto: mi raccomando, temo che si perda questo manoscritto, sappia che l'ho più caro dei miei occhi, no? Il suo manoscritto più caro dei miei occhi. E poi si portava lo Zibaldone sempre con sé a Napoli, prima ancora a Firenze, a Milano, a Pisa, a Bologna, e poi di nuovo a Firenze e poi a Napoli. Lo Zibaldone, che poi si è allargato via via fino a raggiungere le 4.525 pagine, lo Zibaldone è una scrittura che ha accompagnato Leopardi per quasi tutta la sua vita. Parlavamo all'inizio delle contraddizioni che tutti quanti noi abbiamo per forza di cose, perché siamo composti di più aspetti e ci rinsincronizziamo con la vita ogni giorno, e quindi cambiamo, siamo diversi rispetto a ieri e non siamo ancora quello che saremo domani. È interessante vedere dalla scrittura di Leopardi la contraddizione tra, vedete, nonostante ci sia il rigo di base che dovrebbe suggerire una linearità della scrittura, delle singole parole, vedete che molte parole, soprattutto verso l'esterno, cominciano sul rigo e poi diventano leggermente discendenti. Tutti d'accordo? Vedete che scendono appunto sotto il rigo. E sono molte, questa dinamica si ripete in diverse occasioni, nonostante la presenza del rigo, il che vuol dire che non ci fosse il rigo, molte più parole sarebbero ancora più discendenti e probabilmente il rigo stesso sarebbe discendente, e il che vuol dire che era soggetto a forme depressive. Contemporaneamente coesistevano anche delle forme di ottimismo che convivevano con queste forme tendenzialmente depressive. Lo vediamo ad esempio nella orizzontalità non rispettata dei tagli della T, che il modello calligrafico prevederebbe orizzontali, e invece sono tutti leggermente ascendenti, al contrario della discendenza che abbiamo riscontrato prima. Quindi abbiamo la coesistenza di due tendenze che evidentemente arricchiscono notevolmente la personalità, ne fanno un personaggio decisamente originale. In una scrittura tutta questa cosa avviene, tutti questi processi avvengono in una scrittura che è molto acuta, sappiamo che il modello calligrafico è molto elastico, e invece qui ci sono delle forti acuminosità. Acuminosità vuol dire è un momento di astringimento, di innervosimento, di irrigidimento, di tensione.
e anche però per il grafologo, per la lettura dell'analitica del moto acuto, il momento in cui io divento critico, puntualizzo, focalizzo su qualcosa di molto preciso, non lascio alla generalità della curvità, ma entro nello specifico di qualcosa che su cui mi soffermerò con l'attenzione e con la mia enorme capacità critica, la mia di Leopardi evidentemente. Intelligenza linguistica notevolissima, in quanto la scrittura è molto più legata che slegata, scattante alla base, nel senso che se dovessimo, qui abbiamo la fortuna di avere il rigo sotto, abbiamo le singole lettere che saltano l'una rispetto alla precedente rispetto alla successiva. E vorrei chiedere ad Antonio Prete che cosa ci dice su questa commistione sull'aspetto depressivo e l'aspetto ottimistico, che noi abbiamo sempre imparato al liceo soltanto una parte, mentre invece credo che esista senz'altro anche quella. No, io appunto non userei, cioè sono d'accordo su questa variazione, ma la trascriverei, se permette, in questo ventaglio del desiderio. Leopardi, mi è accaduto più volte di polemizzare, di discutere, insomma, rifiutando lo stereotipo del pessimismo leopardiano. I miei libri su Leopardi sono, fin dal pensiero poetante dell'80, sono tutti tesi a mostrare che Leopardi c'è una centralità del desiderio e quindi il rapporto col corpo, con i sensi, la centralità dell'immaginazione, eccetera. Il desiderio, dice Leopardi, è come il respiro dell'uomo, nasce e muore con l'uomo. Ora, quando parliamo di desiderio, e poi parliamo di passioni, eccetera, parliamo di un ventaglio di situazioni, e quindi, mentre spesso la critica leopardiana, o quasi sempre, ha cercato degli stereotipi, che erano formule facili per passare scolasticamente un personaggio, un'idea. Il pessimismo è stato una di queste. Mi è accaduto una volta di fare una storia di come mai è successa questa formulazione. È accaduto soltanto alla fine dell'Ottocento, prima della fine dell'Ottocento non si parlava mai di pessimismo leopardiano. De Santis, per esempio, non ha mai parlato di pessimismo, anzi ha opposto al pessimismo di Schopenhauer una posizione vitalistica di Leopardi. Comunque, questa è un'altra storia, ma questo per dirvi che allora trascrivo dentro il ventaglio e dentro una variabilità del desiderio, dove c'è dentro certamente la malinconia, chiamiamolo così, che è la malinconia, nelle operette morali possiamo vederla, no? In certi personaggi, pensiamo il Tasso, che è anche una specie di alter ego di Leopardi, il dialogo di Torquato Tasso col suo genio familiare, dove il tema della malinconia è fondamentale, ma anche possiamo vederlo nell'Elogio degli uccelli, dove c'è invece dalla malinconia del filosofo si passa all'esaltazione, al sogno del canto degli uccelli, che hanno i sensi liberi, volano in alto, guardano dall'alto, hanno movimento, vista dall'alto, canto, tre caratteristiche che sono proprie di questi degli alati, e che l'uomo ha perso perché i suoi sensi sono atrofizzati dalla civiltà, no? Sono come compresi dalla civiltà. Quindi ci sono questi aspetti di una. Dobbiamo leggere Leopardi. Il mio invito è sempre quello di leggere Leopardi liberandosi dagli schemi precostituiti e affidarsi all'ascolto di Leopardi, ascoltare la voce di Leopardi, della poesia, della prosa, delle operette morali, lasciandosi investire da questa voce e lasciandosi parlare interiormente. Allora si scopre che Leopardi è più vicino a noi di quanto possa sembrare, e che Leopardi è dentro la nostra epoca, dentro la nostra cultura, e ci dice tantissime cose anche oggi con le sue domande, ci implica e ci domanda costantemente. Potremmo fare degli esempi, no? Ne faccio soltanto uno: una frase di Leopardi, giovane, del 18, nel discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, dice il problema è oggi, davanti alla natura, chiedersi come abitare la natura in un mondo snaturato. Ecco, come abitare la natura in un mondo snaturato. Una domanda che potremmo fare oggi: come abitare la natura in un mondo snaturato, che è distante dalla natura, che uccide la natura, che la incrosta, non la conosce, non la vuol conoscere, la usa, la strumentalizza, eccetera, eccetera. Ecco, questo per dirvi semplicemente così, siamo andati un po' fuori dalla scrittura, ma la scrittura conduce alla riflessione su Leopardi, no? E se prendiamo l'ultimo verso, e il naufragarmi dolce in questo mare, vediamo che è un verso che ha aggiunto
quindi la scrittura poteva fermarsi, no? Questo è in questa infinità che dopo diventa dopo nella correzione ultima, nella variante, in questa immensità, no? Perché infinità sarebbe stato troppo astratto, perché Leopardi va verso un recupero della corporeità nell'infinito, proprio la poesia che dovrebbe dire il massimo dell'indicibile, dell'incomprensibile. L'infinito è la poesia che ci dice che non si può rappresentare l'infinito. E Leopardi tenta prima con la rappresentazione dell'estremo, cioè gli interminati spazi, i sovrumani silenzi, la profondissima quiete, sono tre momenti dell'estremo, nello spazio e nel tempo, ma non ce la fa perché in questo il pensiero non può tenere dentro di sé questi estremi. Io nel pensiero mi fingo, questa finzione, questa rappresentazione non può essere tenuta dentro, e allora c'è il primo spaurimento, no? E, ove per poco il cor non si spaura, ma c'è un nuovo senso, l'udito, è come il vento, no? È come il vento, odo stormire tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi son via l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il son di lei. E quindi a questo punto c'è la comparazione tra l'infinito che è irrappresentabile e il suono vivente di una cosa vivente, della stagione, della pianta, del cespuglio. Ma a questo punto questa comparazione è intollerabile, non posso comparare ciò che non c'è più, che è sparito, il tempo irreversibile che non c'è più, con il vivente che è davanti a me. E qui c'è il naufragio, in questa immensità si annega il pensiero mio. S'annega vuol dire si annega il pensiero, si nega come pensiero, cioè non può più come pensiero accogliere l'infinito. E naufragarmi dolce in questo mare, aggiunto l'ultimo verso. Nella scrittura è aggiunto, infatti sarebbero stati 14 versi, sarebbero stati un sonetto, sarebbe stato, no? Invece diventano 15, esce fuori dallo schema sonetto e naufragarmi dolce. Ed è mi addolce in questo mare, e questo verso aggiunto è fondamentale. A me è accaduto di scrivere diverse pagine solo su questo verso, perché quel me dolce, vedete, nella scrittura, no? Me dolce corrisponde a quel mi fu del primo verso. Al centro del primo verso c'è mi fu, al centro dell'ultimo verso c'è me dolce, c'è il mi. Come proprio mentre sta dicendo dell'infinito, ecco il mi, il corpo, la presenza del corpo. Quindi me dolce, mi fu, è un momento, l'affezione, no? Sempre caro mi fu. Un momento affettivo, e me dolce un momento affettivo, mi è dolce, quel dolce viene da Petrarca, dalla poesia d'amore italiana, eccetera eccetera, e Leopardi stesso lo stato. Quindi che succede? C'è come un arco che unisce il primo verso all'ultimo verso, e questo, in questo arco, dentro questa grande campitura si spalanca la poesia dell'infinito, che è poesia che dice l'impossibilità di dire l'infinito, e tuttavia bisogna tentare di dirlo, perché la poesia è solo questo, tentare di dire l'infinito. Anche la vita per Leopardi è solo questo, tentare di dire l'infinito. Vi lasciamo spazio per domande, senz'altro. Sono andato oltre, vai. Allora, chi deve fare delle domande può rivolgersi a questa ragazza, basta che alzi la mano e lei vi porta il microfono. Allora, per me è stato molto interessante il fatto che l'ultimo verso sia stato ponderato dopo aver praticamente finito la poesia, e mi incuriosisce se si può dire da questo studio quanto tempo dopo è stato aggiunto, se è giorni, se è ore, se è anni, quanto tempo può averci pensato? Questo non lo sappiamo, perché negli autografi, nei due autografi che abbiamo, non risulta un cambiamento, una variazione di tempi di scrittura. Quindi con molta probabilità è abbastanza in tempo immediato, abbastanza poco tempo, diciamo, non si può presumere. Però è interessante il tempo mentale, perché dopo il naufragio dell'infinito, il naufragio del pensiero è già avvenuto. Però il poeta vuole dire che questo naufragio
non è la perdita né del pensiero né della lingua. Prima il naufragio del pensiero è anche il naufragio della lingua poetica stessa. E allora Leopardi, ecco l'oscillazione, no? Riprende un movimento in levare, e il naufragar me dolce in questo mare. E guai se, non, se interpretando l'infinito si trascura quel me dolce, che è poi un rapporto con la tradizione poetica italiana e con la poesia stessa di Leopardi, la serie di Festa, eccetera. E questo, in questo mare, e poi la parola mare, alla fine la parola mare chiude l'infinito, perché il mare è l'indefinito, l'infinito non possiamo dirlo, ma l'indefinito sì. E Leopardi dice in altri passi questo, possiamo solo dire l'indefinito, il mare è l'indefinito. Baudelaire, ho trovato in Baudelaire un passaggio bellissimo che sembra un commento dell'infinito di Leopardi, che peraltro Baudelaire aveva letto in italiano. E dunque Baudelaire dice, parlando del mare, dice del mare un infini diminutif, un infinito il mare, un infinito diminutivo, che come dire il mare è un infinito però diminutivo, non può essere l'infinito, ma è un diminutivo dell'infinito. Leopardi direbbe è un indefinito dell'infinito. Non possiamo dire l'infinito, è la parola mare chiude questo, ma chiude ma l'apre, perché poiché il mare è indefinito, non è chiusura. Ecco perché quando tante volte mi è successo più di una volta di commentare l'infinito alla radio, a Radio 3, eccetera, mi hanno chiesto quale lettura vuole che mettiamo. Ho chiesto quella di Carmelo Bene, non perché è il mio compaesano quasi, salentino anche lui, ma perché leggendo l'infinito, Carmelo Bene sulla parola mare non si ferma. Cioè la parola mare è l'apertura verso qualcosa che non finisce. E quindi sottolinea bene questa pienezza che ci dà l'indefinito, che è il piacere dell'indefinito. La poesia all'infinito non è, è una poesia del desiderio, è una poesia del piacere, non è una poesia del naufragio. Grazie. Lei ha accennato prima, così di sfuggire, cancellature di Leopardi. Può dirci qualche cosa sulle cancellature di questa pagina? Forse sono molto interessanti, grazie. Sì, la prima, per esempio, del celeste confine nel terzo verso, e poi ha messo dell'ultimo orizzonte. E questo è molto interessante perché il celeste confine richiamava qualcosa di determinato che era il cielo, no? E anche qui voleva qualcosa di indeterminato, di indefinito. Allora l'ultimo orizzonte, cioè come se ci fossero diversi orizzonti, ma l'ultimo, la parola ultimo è una parola che può supporre che ancora di là c'è un altro orizzonte. Poi la parola orizzonte, nel mio libro Trattato della lontananza, mi sono soffermato molto sull'orizzonte, una delle figure della lontananza è l'orizzonte, e ho dedicato un capitolo proprio all'orizzonte, perché l'orizzonte è figura della lontananza. L'orizzonte è sempre avanti a noi, noi andiamo verso l'orizzonte e l'orizzonte è sempre di là, no? L'orizzonte non è mai raggiungibile, però è visibile, è il visibile dell'invisibile, no? E quindi l'ultimo orizzonte va benissimo invece che del celeste confine. Poi via via, insomma, interminato spazio, che poi diventerà interminati spazi, perché questo autografo non è l'autografo finale, no? Cioè dopo ci sono le correzioni sulla stampa, e quindi c'è poi l'edizione che abbiamo tutti, che conosciamo tutti. E quindi via via potremmo esaminarle, non so se c'è tempo, ma è interessante quella penultimo verso, invece di infinità mette immensità, no? Prima ha messo immensitade, no? Poi ha cancellato e ha messo infinità, e poi dopo torna con immensità, no? Immensitade era un po' arcaico, e poi era latinismo, no? E infinità era troppo astratto, perché non voleva rinominare l'infinito, perché c'era già infinito silenzio qualche verso prima, no? E poi l'infinità è un'astrazione, un termine filosofico, l'infinità,
no? La cattiva infinità, eccetera, termine della filosofia, e quindi ha recuperato immensità, che è ancora un termine dell'indefinito, anche l'immensità è indefinita. Invece noi di definito abbiamo lo spazio, che non è interminabile, ahimè, ma terminerà insomma in qualche modo, però sicuramente questo è uno spazio infinito in ogni caso. Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso ancora per aver interrotto questo tempo, ma così era, grazie a tutti, ma così doveva essere. Vi ricordo che i libri di Antonio Prete sono disponibili in un banchetto che è qui alla mia destra, vedete qua, e lui penso che sia molto felice di autografarveli, insomma sia molto contento, che sono sia nella libreria che sono anche qui. Grazie anche al nostro ospite, grazie per questa serata, ci vediamo tra un'oretta. Grazie.